opportunity. He sees everything you ever wanted in one moment. Did you capture? Just let it slip. Yo. Dai, metti via che ciao, dobbiamo entrare. Vai che te raggiungo. He's vomit on a sweater already. Mom spaghetti, he's nervous. But on the surface he looks cool. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, just I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all the looks were too sad. So I tried a little Freddy. Cosa fai ancora lì? Guarda che siamo in ritardo. Tanto. Filippo. Ok, ok. Agitata per la prima? No, tanto so com'è andata. Bello ottimismo di prima mattina, eh? Non si tratta di pessimismo. Vedrai. Oh, andiamo, dai. Ci vediamo dopo. Bene, buongiorno. Oggi parliamo di Leonardo. In 10. L'anno scorso eravamo 21. Eppure mi pare che la situazione non sia cambiata. Abbiamo dedicato tanto tempo alla produzione. Quasi un mese e mezzo abbiamo lavorato solo sulla traduzione e questi sono i risultati. Che cosa pensate? Che il numero esiguo rappresenti un bonus per l'esame di Stato? Perché solo perché siete in 10 potrete andare avanti? Forse la lezione di un intero anno scolastico concluso come si è concluso non vi è servita. Forse non è ancora chiaro che non basta mostrarsi interessati, ci vuole impegno. Impegno. Io credo che forse sia arrivato il momento da parte di molti di voi di cominciare a delineare le decisioni. Che cosa volete fare? Certo, il futuro da adulti vi sembra ancora lontano, ma non è così lontano. Voi comunque costruite il vostro futuro così, a scuola. Come pensate di costruirlo? Cosa c'è davanti a voi? Il lavoro non sarà così immediato. Who you know fresher than ho, riddle me that. The rest of
y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? You hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's grateful dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the fuck you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing, with cheap imitations for these generations. Che allora risolverò in modo mio. Per dopo domani mi porterete tutti un tema, una composizione, una riflessione, dal titolo My Way. Bene, arrivederci. Arrivederci. Come vai che sia andata? Male, beh, come al solito. Siamo in due, come faccio a recuperare un voto del genere? E poi non hai sentito quel discorso già fatto? Sì, non deprimerti, è la solita ramanzina. Lo fa per stimolarci, per vedere la nostra reazione. Fate sta che per sabato abbiamo un compito in più da fare. Io non ho proprio idea di dove iniziare. Neanch'io, non serve che interferisca così. Poi sappiamo anche noi che è una scelta, dobbiamo farla presto. E la scuola sta per finire. Non serve che venga lei a dircelo. Guarda il catechismo dei bambini per vedere cosa fare. Scusa, ma tu cosa ci fai qua? Cercavo un posto tranquillo per fare il tema, sai, è stata una giornata pessima, il compito di latino, il tema. Non avevo proprio voglia di tornare a casa. Ma non sei tornata a casa? No. E almeno hai scritto qualcosa? Poche idee, ben confuse. Ma scusa, ma tu non hai l'azienda di tuo padre? Lara, sin da quando sono nata mio padre ha sempre sottinteso il fatto che un giorno avrei dovuto seguire le sue orme e... Okay. E della mia vita, Lara, non dovrei deciderne io, scusa. Guarda che un posto di lavoro assicurato, soprattutto in questi tempi, non è mica un'occasione da buttare dalla finestra. Ho capito, Lara, ma vorrei guidare io la mia vita. Vorrei sbagliare, imparare dai miei errori, seguire i miei sogni. E quali sono i tuoi sogni? Questo, Lara, vorrei viaggiare, vorrei andare lontano. Vedere posti nuovi, conoscere nuove persone e poi soltanto dopo aver fatto tutto questo trovare un lavoro che mi piaccia, non che mi permetta di guadagnare soltanto 4 soldi. Qualcosa che possa restare, che possa servire, che abbia anche un minimo di senso, anche se lo so che non è il lavoro che dà un senso alla vita, ma... Ti capisco, ma sii realista, forse è davvero il momento di smettere di sognare, no? Forse. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep.
stuck in reverse. And the tears come straight. Forse non è il mio impegno il problema. Forse mi interessa. Mi sono sempre adattato a quello che volevano gli altri. Non ho mai avuto la forza di staccarmi da amici. Amore. È arrivato il momento di pensare a me. È ora di smettere di porre il volere degli altri prima del mio. Si cambia. Si cambia. Si cambia. Si cambia. Lentamente muore chi evita una passione, chi vuole solo nero su bianco e puntini sulle i piuttosto che un insieme di emozioni. Emozioni che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbaglio un sorriso, quelle che fanno battere il cuore davanti agli errori e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, chi rinuncia ad inseguire un sogno, chi non si permette almeno una volta di fuggire ai consigli sensati. Lentamente muore chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Ma allora sei veramente il tronchi che pensavo. Tronchi? Ma sì, tronchi, tanto duro fuori li vuoi tenere dentro. Vai, vai, vai. Ti ho visto serio, pensavi al tema? Non tanto al tema, più che altro all'argomento. Non ho neanche tanta voglia di farlo bene, perché comunque non mi interessa, lei non mi conosce. Più che altro non pensavo di avere così tanti dubbi. Beh, nessuno di noi lo credeva, ma comunque penso sia normale avere dei dubbi a questa età. Poi, che noia avere un futuro certo. Oddio, a me non dispiacerebbe. Però in effetti mi sono sempre appassionato a tante cose, ma mai così tanto da sceglierne una. Forse è solo arrivato il momento di crescere, e forse proprio grazie a questo tema riuscirai a fare chiarezza. Sì, tu rendi sempre tutto semplice.
Vorrei viaggiare, vorrei andare lontano, vorrei vedere posti nuovi, conoscere nuove persone e poi, soltanto dopo aver fatto tutto questo, trovare un lavoro. You were standing in the wake of devastation. Qualcosa che possa restare, che possa servire, che abbia anche un minimo di senso, anche se lo so che non è il lavoro che dà un senso alla vita. With the cataclysm raining down. Certo, il futuro da tutti mi sembra ancora lontano. Come pensate di costruirlo? Cosa c'è davanti a voi? Il lavoro? Non sarà così immediato. Mi pare che voi abbiate raggiunto un obiettivo importante.